lo starting five nelle ultime gare interne. Nell'ultima partita di sabato, per esempio, era stato in quintetto Giovanna Pertile. Assieme a lei ci sono Moroni, Skoric, Shepard e Lucas. Alzata la palla a due, primo possesso per la Dinamo Banco di Sardegna, con Lucas dal palleggio, rolla dentro Shepard, il pallone lob per servire proprio Lema, è molto reattiva, in questa circostanza va a sporcare la linea di passaggio Kelly, giocatrice che abbiamo visto anche nella WNBA con le Minnesota Lynx nel corso della sua esperienza oltreoceano. Rimesso in gioco il pallone, Skoric cerca un po' una soluzione qui, un altro pallone lob per Shepard, arrivano i primi due punti della partita. In entrambe le circostanze Kelly è stata attaccata con lo stesso modo, cioè un pallone alto per sfruttare i centimetri di Shepard nell'accoppiamento. Attenzione alla pressione difensiva di San Martino, che sicuramente cercherà di interferire su tutti i passaggi e allungare le mani, mentre c'è il primo possesso gestito da San Martino che si chiude con la conclusione del 6-75 sbagliata da Marcella Filippi, che è stata protagonista anche alle Olimpiadi di Tokyo nella 3x3 che abbiamo seguito con grande trepidazione. Maja Skoric a prendersi la conclusione dalla media e portarsi a casa il primo fallo della partita, il fallo è della numero 5, proprio la stessa Filippi che aveva cercato il primo canestro per San Martino, e due liberi a disposizione della giocatrice serba del banco. Se non altro Dinamo aggressiva in questi primi possessi offensivi, al contrario invece di quello che era successo sabato contro Lucca. Il primo libero è realizzato da Maja Skoric, che ha avuto spesso problemi anche di falli nelle ultime apparizioni, cercherà di rimediare in questa partita dando magari anche un apporto offensivo più consistente. 4-0, buon avvio per il Banco di Sardegna, che ora prova a difendere forte su questo attacco gestito da Milazzo, ce l'ha trattenuta alle spalle. Fallo il primo nella partita di Giulia Moroni, rimessa in attacco per San Martino di Lupari, che andrà a eseguire con Chelsea Mitchell. Il pallone per Kelly, ovviamente nell'accoppiamento con Shepard, ognuna prova a usare le sue armi. Se Shepard vuole sfruttare la sua fisicità e i suoi centimetri nella metà campo d'attacco, dall'altra parte Kelly invece la porta lontano da canestro, è più rapida di piedi e prova a batterla nell'uno contro uno. Sì, bisognerà prestare particolarmente attenzione alla velocità di questa giocatrice, capace veramente di avere un primo passo letale per le avversarie. Pasticcia adesso San Martino e poi trova invece la conclusione con la numero uno, che lei resta in gioco il possesso, nuova circolazione di palla per le ragazze di Serventi, palleggio insistito, la conclusione va ancora nelle mani della numero uno, che riesce a realizzare e firma il primo allungo per le venete a quota 5, 4-5 dopo il primo minuto e 40 di gioco. Qui finisce per terra Milazzo e allora punisce Giulia Moroni, che sta vivendo una fase veramente molto positiva della sua stagione. Il tiro è considerato da 3 punti, dunque 7-5 il punteggio, 7-50 sul cronometro del primo quarto. Kelly in faccia a Shepard, che non alza neanche il braccio per provare a intimidire un po', allora è praticamente semplice il canestro della giocatrice statunitense, che ha realizzato tutti i punti di San Martino di Lupari dall'avvio di questa partita. Dall'altra parte azione solitaria per Lucas, che poi arringa pubblico e compagni, attacca la fila, lo fa ora con Mitchell, poi il pallone messo per terra con il numero 11 da Pastrello Kelly. Ci sono 7 secondi per il tiro, non è ancora riuscita a costruire un vantaggio la formazione di coach Serventi, c'è questo step back in assoluta emergenza dall'angolo con errore abbastanza insomma importante da parte di Pastrello. Attacca Lucas in mezzo alle gambe, vuole mettere in difficoltà Milazzo nell'uno contro uno, il tiro però è lungo, rimbalzo e poi tentativo in transizione dall'altra parte con Milazzo, che si arresta dalla media distanza, altro tiro corto, un po' una sagra dell'errore in questo frangente la partita. Ci riprova la Dinamo con Lucas, pallone lob per Shepard, che ha un bel mismatch da attaccare, legge molto bene la situazione, extra pass per il taglio dentro di Maja Skoric. La Dinamo gioca bene in questo avvio di partita, gran bella azione. Questa è una delle chiavi del gioco di coach Antonello Restivo: più le ragazze sono presenti, più si cercano, più si guardano, più facile è la possibilità di portare a casa punti importanti. Bisogna giocare da squadra, non per forza affidarsi soltanto alle iniziative personali e al talento delle singole, ma veramente giocare di squadra. Adesso arriva il primo fallo sanzionato alla giocatrice americana Shai Kelly, lei che è classe
1991 ed è Mari D'Aurazzo chiamata a battere la rimessa dalla linea laterale fronte panchina di Lupe. Giulia Moroni a gestire il possesso del banco, supera a metà campo con la pressione difensiva di Milazzo e lo scarico per Maja Skoric, pesca Jessica Shepard nel pitturato, sono altri due facili per la giocatrice del Nebraska. Buon inizio di partita per la Dinamo, direi incoraggiante la voglia di cercarsi, di giocare di squadra, lo abbiamo visto anche nell'azione precedente con l'ottima lettura del raddoppio da parte di Jessica Shepard che poi ha portato al canestro di Skoric. Doppiata la fila San Martino di Lupari, 14-7, vediamo questo attacco con l'ultima deviazione che è stata di Kelly, la rimessa dal fondo per la Dinamo. Non ci sono ancora dei cambi in vista, ma c'è il time out di coach Serventi che ci vuole parlare sopra, probabilmente anche magari visionando le ultime partite. Forse San Martino di Lupari non si aspettava un avvio così deciso da parte della Dinamo, che invece aveva un po' sofferto nell'approccio nelle ultime partite in casa. E insomma, bisogna vincere per quanto riguarda la Dinamo, l'abbiamo detto all'inizio, e questo è l'unico modo per farlo, cioè giocare di squadra limitando anche le iniziative personali, anche se questa è, lo sappiamo, una squadra che ama vivere anche del talento delle sue americane. Sì, sotto questo profilo è importante provare a scavare, fronte chiaramente Dinamo Banco di Sardegna, provare a scavare il gap maggiore proprio in avvio per provare ad avere un po' di margine, perché sappiamo che San Martino ha giocatrici che si possono accendere in qualsiasi momento. Era importante una reazione già in avvio decisa da parte della Dinamo, mi sembra che le ragazze abbiano risposto presente alle richieste di coach Antonello Restivo e ora vediamo quale sarà la risposta e l'uscita dal time out dalle ospiti venete. E anche una buona distribuzione dei punti sul tabellino per il Banco di Sardegna del quintetto di Antonello Restivo. La sola Mari D'Aurazzo non ha ancora segnato dal campo. Per il resto 4 punti per Skoric e Shepard, 3 per Moroni e Lucas. Siamo abituati invece solitamente al contrario, con una grande produzione, un grande fatturato fin dalle primissime battute per Shepard e per Lucas, le altre un po' più indietro dal punto di vista realizzativo. Invece per coloro i quali ci stanno seguendo insomma su Dinamo TV è possibile visionare in diretta anche il tabellino della partita, vedete c'è una buona distribuzione, anche se qui arriva la palla persa da parte di Skoric che non riesce a servire in angolo Orazzo. Dunque aspettiamoci anche la reazione difensiva da parte di San Martino dopo questo inizio un po' in affanno dal punto di vista delle energie. Costruisce dal palleggio, intanto Milazzo la attende lì Giulia Moroni, poi la prende in consegna Maggie Lucas sul perimetro. Kelly non attacca Shepard, stavolta prosegue questa circolazione perimetrale rapidissima, Milazzo arriva quasi fino al ferro ma poi sbaglia, conduce la transizione Shepard dietro la schiena, poi pallone schiacciato per terra per Skoric, aveva costruito una ottima transizione, forse anche un po' di generosità di troppo in questo caso, chiesto una deviazione che però non mi è parso ci fosse. No, secondo me ha proprio visto male Giulia dalla sua prospettiva, perché era palesemente la palla era stata toccata solo e soltanto dalla compagna di squadra, quindi purtroppo un'altra palla persa, un po' sanguinosa per le women, e ringrazia invece San Martino che sempre sul 14-7, quando sono trascorsi quasi i primi 5 minuti, ha la possibilità di provare a riprendersi l'inerzia di questo match. Il palleggio insistito, 10 secondi per chiudere l'azione, arriva il fallo della difesa sassarese, sanzionato a Mari D'Aurazzo, primo fallo e ti direi secondo fallo di squadra per le padrone di casa. Si riparte con la rimessa dal lato per la playmaker siciliana Milazzo, riceve il consegnato da Kelly e poi mette ordine, può puntare anche Moroni, attende l'uscita a ricciolo qui per il piazzato dalla media da parte di Mitchell, che ha deciso la partita con Costa Masnaga con questo genere di soluzione, ma qui ha sbagliato Moroni con una zingarata a una velocità inaudita, sbaglia la Dinamo ma c'è ancora la possibilità con Shepard che però non riesce ad approfittarne, conduce la transizione dall'altra parte, allora Milazzo hesitation, prova a battere così Moroni e sbaglia ancora una volta, la seconda consecutiva, poi nella lotta a rimbalzo Kelly fa valere tutta la sua fisicità, si prende il fallo di Skoric, terzo di squadra e primo personale per la giocatrice serba, ma il punteggio non è cambiato dopo il timeout Serventi, sempre 14-7, proverà a sbloccarsi dunque Kelly mentre c'è
come mi facevi notare, è una specie di time out individuale per Lucas. Sì, quasi un confessionale tra coach Restivo e Maggie Lucas. È chiaro che Maggie è fondamentale nell'economia e nella gestione di questo gruppo, lo sa bene Antonello Restivo, è fondamentale che Ray rientri al 100% e soprattutto mentalmente. Intanto c'è l'1-2 a cronometro fermo di Kelly e quindi 14-8 con 4:30 da giocare. Shepard, la pressione su di lei, proprio di Kelly, il scarico per Skoric e Lucas, la difesa asfissiante, lo abbiamo detto, avrebbero messo tanto le mani addosso le ragazze di San Martino. Orazio per Shepard, raddoppia la difesa veneta e c'è il fallo speso sul centro delle Dynamo Women, fallo chiamato a Filippi, secondo fallo, non un'ottima notizia per Coach Serventi che va, corre subito ai ripari e manda in campo invece la numero 10 Pilabere, che speriamo di aver pronunciato bene, lei giocatrice lettone della formazione del San Martino. Con tanta esperienza che però non è riuscita a incidere più di tanto, almeno dal punto di vista del tabellino, in questi mesi a San Martino. Shepard in lunetta col primo libero, è sbagliato, 14-8, seconda metà del primo quarto, 4-17 per la precisione, per andare al primo mini intervallo. Buona Dinamo fin qui, San Martino di Lupari che deve ancora entrare in partita. Ricordiamo ovviamente che la squadra veneta cerca di migliorare il più possibile la propria classifica con questo recupero, sesto posto al momento con 22 punti in graduatoria. Qui Kelly è sfortunata, si palleggia praticamente su un ginocchio, il pallone è perso dunque per la fila che non riesce veramente in alcun modo a trovare continuità offensiva in questa partita. Rimessa dal fondo eseguita da Orazio. Skoric, qui Milazzo prova subito ad attaccare Moroni per inaridire un po' le fonti di gioco del banco di Sardegna. Servita ora la playmaker marchigiana. Skoric osserva il movimento di Orazio che esce oltre l'arco, si propone Shepard, vediamo se arriva ancora il raddoppio, viene lasciata Pilabere nell'uno contro uno e ha visione periferica da playmaker assoluta Jessica Shepard. Bello il taglio, ma ottimo anche il timing del passaggio a dir poco. Ottime qualità di passatrice di una Jessica Shepard che non è niente di più lontano dalla figura della lunga stile italiana, e taglio incredibile di Skoric. Dall'altra parte Pastrello a sbloccare le sue con la tripla dall'angolo, 17-11, meno 6 per San Martino. Adesso fallo speso dalla difesa delle ospiti, primo fallo di Mitchell. È una cosa che sto notando, Valentina, è che il metro arbitrale fino a questo punto non sembra consentire più di tanto i contatti. Gli arbitri mi paiono abbastanza fiscali da questo punto di vista e per le caratteristiche di San Martino di Lupari, difensivamente parlando, potrebbe essere un problema. Sono già i quattro i falli di squadra spesi dalla squadra di coach Serventi, mentre Shepard gioca l'uno contro uno, lo fa alla grande, si fa beffe del raddoppio, anche se Kelly era arrivata in leggero ritardo, davvero non si può rimproverare nulla assolutamente alla squadra di Restivo in questo approccio alla partita. Pilabere fa sedere qui Shepard, trova Kelly sotto canestro, appoggia il layup che muove quantomeno il tabellino per San Martino di Lupari. Una fotografia delle difficoltà offensive della squadra veneta in questo inizio di partita: su 13 punti, 10 portano la firma di Kelly. Evidentemente c'è difficoltà anche nel trovare fonti alternative. Sì, c'è chiaramente difficoltà nel contenere l'esplosività della numero uno. E chiaramente c'è anche un po' di timore vista anche la gestione dei falli. Adesso a cronometro fermo ci sono i tiri liberi per Giulia Moroni, sbaglia il primo, Dinamo un po' imprecisa a cronometro fermo fino a questo momento. È chiaro che però le ragazze di Restivo dovranno trovare un sistema per arginare la numero uno, o il rischio, visto che è la prima a portarsi in doppia cifra di tutto il match, è veramente che possa fare pentole coperchi, come si dice da qualche parte. Nel mentre 1-2 a cronometro fermo per Giulia Moroni, che fissa il punteggio per le padrone di casa a quota 20. Dall'altra parte la conclusione di San Martino, extra possesso per le ragazze di coach Serventi, che trovano altri due punti con Pastrello. Buon impatto in questo frangente della giocatrice con numero 8. Arriva la stoppata di Kelly su Jessica Shepard, non riesce a sfruttare il secondo possesso la giocatrice americana. Dall'altra parte pronta San Martino a punire dall'arco e arriva la il tiro considerato da due della numero 3 Guarise, primi due punti per lei e meno 3 per le venete.
Ottimo l'extra pass in angolo, brava Guarise a farsi trovare pronta. Anche in questo caso stiamo parlando di una ragazza molto giovane, classe 2003 addirittura, che sta trovando sempre più spazio nelle rotazioni di coach Serventi. Intanto arriva anche la tripla di risposta da parte di Marida Orazzo, 23-17 più 6 sempre Dinamo Banco di Sardegna. Errore dalla media distanza per Milazzo, il rimbalzo difensivo attento portato giù da Shepard e poi Moroni dall'altra parte, se la sente ancora Orazzo che infila anche questa. La Dinamo con grandissima fiducia in questo inizio di partita, sono già 26 punti segnati quando manca ancora un minuto e mezzo al termine del primo quarto. Vediamo come risponde San Martino, ancora l'uno contro uno di Kelly, stavolta contro Skoric, riesce a trovare un tiro in allontanamento comunque difficile, sbagliato. Moroni ribalta il lato un po' rischioso qui per Lucas, vediamo un po', c'è la palla persa con Lucas che si era portata la sfera fuori dal campo. Si pecca un po' di mestiere forse in questo frangente anche Maggie, insomma palla sanguinosa persa alla Dinamo, infatti Restivo continua a tenerla lui perché non è sicuro che il possesso vada agli avversari. Scherzi a parte, 26-17, molto 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 contenti dell'approccio di una giocatrice come Marida Orazzo, che lo ricordiamo è stata è partita dalla panchina dopo quasi una gran parte dell'inizio della stagione sempre in quintetto. Mi sembra che stia rispondendo bene alle richieste di coach Antonello Restivo. Ancora Guarise a gestire il possesso per San Martino, fa tutto da sola la numero 3, adesso arriva lo scarico per le compagne, arriva sotto canestro la formazione veneta con... Si trattava di Mitchell, se non ho visto male, che infatti... può andare in lunetta. Sì, mi sono persa sulle proteste per il secondo fallo chiamato a Giulia Moroni, secondo fallo sanguinoso per la numero 7 che infatti è costretta a sedersi in panchina, al suo posto rientra invece Maggie Lucas e ci saranno due liberi a disposizione di Mitchell. Un pochino timida in questo inizio di partita, Mitchell non riesce ancora a realizzare il suo primo canestro dal campo, proprio lei che, lo ripetiamo, ha deciso l'ultima partita contro Costa Masnaga, partita molto tirata, una vittoria che ha restituito entusiasmo a San Martino di Lupari. Eccolo il primo punto di Mitchell in questa partita, 26-18, siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto, manovra la Dinamo in attacco, cercava qui il mismatch Shepard che poi viene presa in consegna da Pilabere, prova in qualche modo a superarla con il semigancio, ma è brava in zona difensiva la Lettone. Dall'altra parte zingarata di Guarise e lo ripetiamo Valentina, è una classe 2003 che si sta guadagnando sempre più spazio nelle rotazioni di coach Serventi, anche perché lo abbiamo visto, una discreta faccia tosta. Sì, assolutamente, una di quelle caratteristiche che ben ripagano nel basket, altri due punti per lei che si porta a quota 4. Adesso arriva il fallo sanzionato alla difesa di Pastrello, primo fallo per lei, dovrebbe aver abbondantemente esaurito il bonus la formazione ospite, quindi ci saranno due liberi per Maggie Lucas che dopo quella tripla firmata a inizio di quarto non è in realtà non si è fatta vedere molto, almeno sotto il coefficiente offensivo. Infila il primo tiro libero la numero 33, ne ha un altro chiaramente a sua disposizione, sul cronometro restano 20 secondi, 2 su 2 sono 3 i liberi a disposizione per Maggie Lucas, 28-20 con 20 secondi sul cronometro a chiudere questa prima frazione, impeccabile Lucas a cronometro fermo, è 3 su 3 e più 9 per il banco. Lei del resto che è la miglior tiratrice di liberi tra l'altro della Serie A Techfind, 29-20, presumibilmente l'ultimo possesso del primo quarto per San Martino di Lupari con Pastrello, poi il pallone fuori in direzione di Arado, palleggio, arresto e tiro dalla media per Pilabere. Il pallone che muore poi nelle mani di Jessica Shepard, termina il primo quarto, un'ottima Dinamo e avanti contro San Martino di Lupari nel recupero della 15ª giornata della Serie A Techfind. 20 in generale in questa stagione, 7 punti per Shepard, 6 a testa per Skoric e Lucas. Dall'altra parte invece Kelly che ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle, unica giocatrice fin qui nella partita in doppia cifra con 10 punti personali. San Martino di Lupari che ha pagato un approccio un pochino blando a questa partita, che secondo me ha sofferto un pochino anche il metro arbitrale, abbastanza attento diciamo così, a tratti forse anche fiscale, per una squadra che è abituata a mettere tanta energia e tanta fisicità
solidità in difesa non è l'ideale, infatti ha speso il bonus molto presto, la squadra di Serventi è andata un po' in difficoltà, vedremo se cambierà un po' i suoi connotati in questo secondo quarto. La partita intanto c'è l'arresto e tiro dalla media distanza per Mitchell, ancora corto, il rimbalzo lo porta giù stavolta Maggie Lucas, testa alta a osservare il movimento di Shepard, servita in post medio, l'accoppiamento con Kelly, qui va per le terre Kelly, non c'è il flopping, non c'è il fallo, non c'è nulla, anche se l'arbitro le fa cenno di rialzarsi velocemente, ha fatto finta di non vedere. Sì, diciamo che è un richiamo così silenzioso. Due dati, Roby, guardando un occhio alle statistiche, i rimbalzi 12 per la squadra di casa, 6 per le avversarie, le palle perse che sono già 5 per la Dinamo e solo 2 invece per San Martino. Attenzione perché la voce rimbalzi, 7 sono già di Jessica Shepard, quindi parliamo di un fattore sotto questo profilo. Molto interessante il suo accoppiamento con Kelly, stavolta però va a prendere la pila bere in zona difensiva, in qualche circostanza nel primo quarto ha difeso molto bene su di lei la Lettone, che ora va a catturare questo pallone vagante, poi Pastrello prova ad accelerare un po' i ritmi dell'attacco per San Martino di Lupari, riapre fuori per pila bere, attacca il close out di Orazzo, molto bene qui lo scanico per il tiro in reverse da parte di Kelly, accorcia sul meno 7 San Martino di Lupari, che stavolta ha attaccato in maniera puntuale e lucida, mentre si rialza dalla panchina Milazzo, è pronta a riprendersi la regia con Guarise, che però ha fatto molto bene in questa prima apparizione in partita. Orazzo vede il taglio backdoor di Lucas, Shepard si prende la licenza da tre punti, diciamo che questa volta non le va benissimo, arriva la tabellata, Kelly porta a spasso il pallone, poi dalla parte opposta consegnato per Guarise, quindi mette ordine Mitchell, step back, tiro dalla media un po' forzato, ma fin tanto che segna, insomma ha ragione lei per San Martino, e attenzione perché riabbiamo sostanziale equilibrio nel punteggio 29-24. Sì, perché con un avvio di 4-0 da parte di San Martino è veramente un meno 5 sontuoso per le ragazze di coach Serventi, sappiamo bene che è una squadra che si può accedere in qualsiasi momento, quindi non c'è alcuna sorpresa. Pasticcia la Dinamo con Pertile che prova ad alzare la parabola per Shepard, ma la alza un po' troppo, arriva un'altra chiamata invece a fermare il gioco, stavolta a patire il metro arbitrale è la Dinamo, secondo fallo di Veronica Dell'Olio, non una buona notizia per coach Antonello Restivo, mentre c'è già pronta sul cubo dei cambi Moroni, pronta a rientrare lei che ha già due infrazioni, si siede invece in panchina Mari D'Aurazzo, un buon approccio per lei in questa sfida, rimessa dal fondo per Guarise, lavora bene Maggie Lucas ma vanifica tutta la disattenzione del banco, poi ci pensa Kelly con l'infrazione di passi a perdere il terzo pallone del match, quindi la rimessa dal fondo adesso per le ragazze di coach Restivo. Ha protestato coach Serventi, aveva chiesto un fallo che però non è arrivato, Dell'Olio backdoor per Moroni, persa totalmente dalla difesa, Skoric dalla media, era una situazione potenzialmente vantaggiosa, poteva magari lavorare anche in avvicinamento a canestro la serba, non è arrivato invece il canestro, Milazzo, poi Mitchell accoppiata con Lucas, Kelly può andare nell'uno contro uno con Skoric, eccolo il raddoppio di Veronica Dell'Olio, ha fatto molto bene, poi Kelly si ritrova il pallone in mano, sbaglia, lo ritrova ancora e alla fine la sua insistenza viene premiata con il canestro del meno 3 e allora un solo possesso pieno di distanza tra le due formazioni, il lungo inseguimento di San Martino di Lupari che sta per trovare compimento, ma Giovanna Pertile non è d'accordo, trova la linea di penetrazione andando a sinistra, gran bel canestro e ingresso in partita deciso anche da parte sua. Sblocca il digiuno offensivo del banco Giovanna Pertile, lo fa facendo qualcosa di estremamente semplice, almeno così la fa sembrare, ma dall'altra parte si è accesa San Martino che punisce da fuori, lo fa con Mitchell e quindi è 31-28, ancora solo tre punti a separare le due squadre, attenzione perché la Dinamo al momento non ha trovato un rimedio al fattore Kelly, adesso conclusione sfortunata di Maggie Lucas, Dinamo con un po' di confusione secondo me in attacco e anche in difesa, deve sicuramente ricorrere ai ripari, si dimenticano Guarise, arriva in ritardo Pertile su di lei, è la classe 2003, ringrazia per l'opportunità, punisce le 6.75, ci vuole parlare immediatamente su coach Restivo perché il tabellone dice 31 pari con 6.30 da giocare. Lo dicevamo anche sabato, Valentina, questa è una squadra che si può accendere da un momento all'altro in maniera veemente, mi riferisco ovviamente alla Dinamo Sassari, ma
allo stesso tempo è una squadra che si può anche spegnere in maniera improvvisa. E questi alti e bassi, insomma, sono un po' la chiave di questo finale di stagione, vanno il più possibile limitati. Comunque onore al merito di San Martino di Lupari, che è riuscita a trovare continuità in attacco, quella continuità che era mancata invece a inizio partita, quando si stava un po' vivendo sulle ali delle improvvisazioni di Kelly, che provava un po' a fare pentole e coperchi. Qui molto brava Guarisa, tra l'altro abbiamo capito che la sua mattonella è l'angolo, è già la seconda che mette da lì, 7 punti, un gran bel apporto, e siamo in parità a 31. E ricordiamo sempre, è una classe 2003, quindi direi che da questo punto di vista, come tante altre squadre, anche San Martino è una squadra che lavora bene sul profilo delle giovani, le fa crescere, gli dà fiducia, e credo che i 7 punti della numero 3 siano proprio la prova lampante di quanto il buono ha fatto fino ad ora da coach Serventi, che direi è un allenatore con un curriculum di tutto rispetto. Ne parleremo magari più avanti, insomma, grande esperienza nel settore femminile. Ricordiamo che in Veneto c'è un grande humus per quanto riguarda il basket femminile, e San Martino di Lupari è anche una squadra tra virgolette di sviluppo, che gioca con anche buoni risultati nel campionato di Serie A2. È proprio lì che Guarise ha mosso i primi passi per poi guadagnare sempre più spazio in prima squadra. Torna avanti intanto la Dinamo sul 33-31, mentre lavora dal palleggio Milazzo, un altro palleggio arresto e tiro. Qua è sfortunata la giocatrice cresciuta a Catania, può approfittarne la Dinamo, che si affida a Moroni con il consegnante poi post medio per Shepard, che però secondo l'interpretazione arbitrale in questo caso trascina il piede perno, e c'è la violazione di passi. Sì, chiamata in frazione alla giocatrice americana. Tra l'altro, Roby, abbiamo parlato sabato del fatto che una delle sorelle minori di Jessica Shepard avesse vinto i campionati nazionali con la sua high school in Nebraska. La notte dopo il fratello minore ha vinto l'equivalente in versione chiaramente del campionato maschile. Direi che il basket in casa Shepard è proprio a family affair, si dice. Eh sì, c'è qualcosa insomma nel DNA della famiglia. Intanto rimessa in attacco per la fila San Martino di Lupari, con Guarise tenuta in campo giustamente da coach Serventi, perché sta avendo un grande impatto. Kelly, grande uno contro uno contro Skoric, e quella velocità di piedi non l'ha nessuno ovviamente nel reparto lunghe del banco di Sardegna. Lo dimostra una volta di più Kelly, che è molto brava in questo caso a tenere anche il contatto. C'è la possibilità del gioco da 3 punti che potrebbe valere il sorpasso di San Martino di Lupari. Applausi meritati direi nel frattempo per Giovanna Pertile, che lascia il parquet. Torna Marida Orazzo, fin qui protagonista con 6 punti a referto, 2 triple per lei. Completa il gioco da 3 punti. Intanto Kelly sono già 17 per lei e ha già praticamente ha raggiunto la sua produzione media stagionale, sono 18-4 per lei in stagione. Ora è già, ripetiamo, a 17, mancano 5 minuti abbondanti al termine del secondo quarto di gioco. Intanto dall'altra parte anche Pilabere ha la sua bella gatta da pelare contro Shepard negli accoppiamenti in post basso, perché Shepard è potente e rapida, allo stesso tempo la Letto ne soffre un pochino e va a spendere il fallo. 2 liberi per Jessica Shepard, e ora la partita è entrata sui binari del punto a punto, Valentino. Sì, e si è invertita completamente la tendenza del primo quarto. Adesso sono 3 i falli della squadra di casa e solo uno, questo è il primo dopo quasi 5 minuti di gioco spesa da San Martino, che invece ha pagato tanto nei primi 10 minuti. Shepard a cronometro fermo per il controsorpasso delle padrone di casa, 35-34, ci sono 5 minuti e 22 a separarci dall'intervallo lungo. Vediamo cosa costruisce la squadra di Serventi, che si affida a Milazzo, poi lo scarico per Pilabere, adesso Mitchell, arresto e tiro per lei e altri 2 punti, si è decisamente sbloccata la giocatrice americana, quota 7 per lei, contro sorpasso, sì, danza punto a punto. Mitchell, che è stata notata nel campionato rumeno dove faceva il bello e il cattivo tempo, è stata penso la miglior realizzatrice e anche la miglior difensore del campionato, quindi ha veramente dominato in lungo e in largo, giocatrice con ottimi numeri, lo sta dimostrando anche in Italia. Intanto +1, palla in mano San Martino di Lupari, che può provare a dare continuità a suo vantaggio. Ancora Mitchell che si sente calda, arriva Pilabere a rimbalzo, non trova il pallone, vediamo un po' la freccia che indica la direzione d'attacco del banco di Sardegna, e dunque il pallone recuperato dalla squadra di Restivo. 4:39
per la pausa lunga. Ora partita molto combattuta, si lotta tanto su ogni pallone, del resto l'abbiamo detto, la posta in palio è molto alta, ci tiene anche San Martino che vuole guadagnare la miglior griglia possibile in ottica playoff. Skoric intanto tiene il pallone in punta, un pallone un po' rischioso per Lucas che è pronto a giocare il pick and roll con Shepard. Skoric arriva qui a servire Shepard, il tiro in allontanamento, ancora un errore, un po' più di difficoltà offensiva in questo frangente per la Dinamo, mentre accelera Kelly e arriva il fallo di Skoric, se non ho visto male dovrebbe essere il terzo personale per la giocatrice serba del banco di Sardegna. Vediamo se è confermata questa chiamata, è così, terzo per Skoric. È chiaro che quando Kelly prende poi anche velocità in campo aperto diventa pressoché impossibile non spendere il fallo. Sì, in sede di presentazione coach Restivo l'ha definita una giocatrice molto simile a Jessica Shepard, quindi capace di correre il campo però con una solidità fisica che la fanno praticamente la rendono immarcabile per le avversarie senza spendere il fallo, quindi sicuramente anche in sede di presentazione la Dinamo ha lavorato su questo aspetto. Intanto primo libero a segno anche il secondo per Kelly, che si porta a quota 19, top scorer di questa sfida, un possesso pieno di vantaggio per San Martino che è a quota 38, 35 per la squadra di casa che attacca quando iniziano gli ultimi 4 minuti di questo primo tempo. Maggie Lucas, un altro aspetto era stare attenti alle linee di passaggio e all'attenzione ai passaggi che porta San Martino, è così che si origina la palla persa della Dinamo che però riesce in qualche modo a contenere l'esuberanza offensiva della squadra veneziana e adesso nella ripartenza isolana c'è il fallo sanzionato a Peserico ed è il primo fallo della giocatrice italiana. Anche lei molto giovane, sono tante le giovani nel roster di San Martino di Lupari che ricordiamo ha avuto i suoi problemi con la sfortuna nel corso di questa stagione. Per esempio nella gara d'andata la top scorer fu Francesca Russo, che tra l'altro abbiamo visto anche in Sardegna nel campionato di Serie A2. A Selargius un infortunio non le ha permesso di proseguire poi la stagione. Era interessante intanto questa trama sull'asse Lucas Shepard, con Shepard che però non è riuscita a realizzare in tap-in. Pilabere fa circolare sul perimetro, non ci pensa due volte. Milazzo che si sta prendendo tante responsabilità in attacco ma sta un po' litigando con il canestro, è ancora a quota 0 su 5 tentativi dal campo. È giocatrice di grande esperienza ma sta trovando un po' di difficoltà offensivamente parlando. Intanto Pilabere, poi il pallone che termina in angolo per Moroni che prende il tiro da 3 punti. Il fallo di Kelly è abbastanza ingenuo in questa circostanza. Per la seconda volta in questo primo tempo la Dinamo potrà usufruire di 3 conclusioni a cronometro fermo. Sì, conclusioni che spettano a Moroni. Ti do un altro dato che guardavo nelle statistiche: 3 su 9 al tiro di 3 su 8, scusate, al tiro di Jessica Shepard, assolutamente una statistica alla quale non siamo abituati, e 1 su 5 dal campo per Maggie Lucas. Moroni intanto a firmare i primi 2 liberi, ce n'è ancora uno a sua disposizione per provare a riportare le padrone di casa in parità a quota 38, 2:58 sul cronometro fermo. Ultimo libero a disposizione della giocatrice marchigiana. Balla sul ferro, un po' sfortunata Giulia in questo frangente, 37-38 con 2:55 da giocare. Mitchell intanto guarda il canestro, poi serve Kelly il tiro da 3 punti rifiutato dal ferro, abbastanza sfortunata in questo caso Mitchell. 2:40 per chiudere il secondo quarto, la pressione di Milazzo su Moroni, il blocco per liberare Lucas che aveva visto una bella linea di passaggio per Shepard ma si chiude molto bene in questo caso la difesa di San Martino di Lupari, poi Kelly ritarda troppo qui nel passaggio, deraglia e va a perdere il pallone, cercava Peserico in questa circostanza senza però trovarla. Peserico che peraltro lascia il parquet, torna Pastrello che non è riuscita a trovare pure lei grande continuità in questa partita. 5 punti a referto, siamo abituati però a vederla anche con più impatto insomma nella metà campo d'attacco, vedremo se riuscirà a crescere da questo punto di vista nel prosieguo della partita. Il fallo qui intanto dovrebbe essere stato commesso dalla difesa e da Milazzo
in particolare San Martino di Lupari, che era un po' più in controllo dal punto di vista dei falli, almeno inizialmente nel secondo quarto, invece un po' si è complicata le cose. Questo era appunto il quarto di squadra e dal prossimo fallo, peraltro da una parte e dall'altra, si andrà a tirare dalla lunetta. Si prende la licenza, Lucas, sono i suoi tiri, ormai lo sappiamo, stavolta non è premiata dal ferro. Allora Kelly dall'altra parte attacca subito Skoric con tre falli a carico, e Skoric reclamava a gran voce un aiuto che però non è arrivato più di tanto, e allora vantaggio pieno ancora 40-37, un possesso per San Martino di Lupari. Lucas disturbata da terra anche da Pastrello, deraglia col pallone in mano, sovrannumero dall'altra parte con Mitchell che può prendere un long two, lo manda a segno, 42-37 più 5, massimo vantaggio per San Martino di Lupari. Direi time out inevitabile, direi Steve. Sì, necessario, perché chiaramente da un punto di vista mentale il canestro di Mitchell può ammazzare le ragazze sassaresi. 37-42, ci sono ancora 105 secondi a disposizione in questo primo tempo e sarà importante provare a invertire l'inerzia per quanto possibile, per andare negli spogliatoi, Roberto, con una testa diversa e provare poi nel secondo tempo a ritrovare il filo e provare a condurre la partita come ha fatto la Dinamo nei primi 12 minuti. 1 minuto 45 secondi per tornare negli spogliatoi. Il vantaggio, come detto, è per San Martino di Lupari sul 42-37, 29-20 il punteggio del primo quarto per la squadra sassarese. La reazione veemente, decisa, della squadra di Serventi nel secondo quarto, il parziale direi abbastanza eloquente, 22-8 con come detto più di 90 secondi ancora da giocare in questa seconda frazione di gioco. Tornano in campo le squadre Shepard, Lucas, Orazzo, Skoric e Moroni per il banco di Sardegna. Risponde San Martino con Milazzo, Pastrello, Mitchell, Kelly e Pilabere, che sta reggendo, ripetiamo, dal punto di vista difensivo su Shepard, sta riuscendo a contenerla soprattutto sulle ricezioni in post basso, e allora fa ancora affidamento su di lei coach Serventi. Chiama lo schema pugno intanto Orazzo nell'attacco del banco di Sardegna, due blocchi in fila per l'uscita di Lucas, quindi il blocco verticale di Shepard per l'uscita in punta di Moroni, bel taglio lungo la linea di fondo di Skoric, tiro in controtempo, errore, rimbalzo d'attacco per Shepard e arrivano due punti preziosi anche per il morale della Dinamo in uscita dal timeout. 42-39, il pallone che circola poi dentro per Kelly, schiacciato per terra, alla grande per Pilabere, gran bella conclusione, gran bella costruzione per meglio dire per San Martino di Lupari, errore, poi correzione per la giocatrice lettone che ripristina il più 5. 44-39, siamo entrati nell'ultimo minuto del secondo quarto. Dalla media Orazzo a segno, ha trovato un buon feeling quest'oggi anche col canestro, sono 8 personali per lei. E ribadiamo quanto già osservato nel primo quarto, Dinamo che sta distribuendo bene le responsabilità in attacco oggi. Sì, è chiaro che in una giornata con una Maggie Lucas con le polveri bagnate, tutte devono chiaramente prendersi una fetta di quel fatturato offensivo che generalmente è affidato alla numero 33. Adesso arrivano altri due punti di Skoric che si porta a quota 8. Si sono invertiti i ruoli, ha provato a riprendersi l'inerzia la Dinamo ed è coach Serventi a chiamare minuto con 31 secondi sul cronometro. Il tabellone dice 43-44. Partita viva, e la Dinamo ha risposto subito in uscita dal timeout di restivo, subito meno 1 o poi il meno 5, insomma continui capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, partita che va a strappi, ma in generale questo secondo quarto è stato a tinte giallo-nere senza ombra di dubbio. Timeout Serventi, accennavamo in precedenza alla sua carriera, lui che ha legato, lo abbiamo visto su questo campo lo scorso anno sulla panchina della Virtus Bologna, ovviamente con risultati importanti, ma lui ha legato soprattutto la sua carriera a un'altra piazza storica del basket femminile italiano. Sì, parliamo chiaramente di Umbertide, squadra dove è stato per ben 9 anni, tra il 2008 e il 2017, comunque ha raggiunto anche le semifinali scudetto. C'è qualcuna delle ragazze delle Dinamo Women che
che è passata proprio da un vertide, come per esempio Mari da Orazio, e quindi direi che ha segnato la storia di questa piazza. Poi, come hai giustamente ricordato tu, una volta lasciata un vertide è stata prima a Lucca e poi alla Virtus Bologna, con cui ha ottenuto il quarto posto in classifica, ha disputato semifinale Scudetto e la semifinale di Coppa Italia. Sono quasi incrociati Restivo e Serventi sulla panchina di Lucca nell'estate del 2017, quando Lucca era la formazione campione d'Italia. Sembrava che Restivo potesse approdare sulla panchina della squadra toscana, così non fu. Arrivò prima a Loris Barbiere e poi a stagione in corso proprio coach Serventi. Intanto la Dinamo propone sprazzi di zona, tiro dalla lunga distanza per Kelly, però sbagliato, sovrannumero in transizione, Moroni riapre per Orazio, extra pass per Lucas e poi il pallone riaperto ancora per Moroni, una finta un po' particolare qui per la giocatrice marchigiana, il tiro non trova neanche il ferro e poi c'è il fallo di Dell'Olio probabilmente, se non ho visto male qui, o comunque il pallone assegnato a San Martino è il terzo fallo di Veronica Dell'Olio. Pessima notizia per coach Antonello Restivo. C'è un'altra notizia che fa pensare, forse una delle prime volte da settembre ad oggi che vedo Maggie Lucas non prendersi un tiro, quindi questo fa capire sicuramente il momento un po' di flessione della giocatrice americana. Intanto Mitchell in lunetta per monetizzare il terzo fallo sanzionato a Veronica Dell'Olio, corto il primo a sua disposizione, sul cronometro restano 4 secondi e 3 centesimi per chiudere questo primo tempo, parziale nettamente in vantaggio per le ospiti sul 14-24, 0 su 2 di Mitchell, e adesso la palla dovrebbe ritornare nelle mani delle padrone di casa. C'è un attimo di consultazione al tavolo, immagino per il cronometro, Roberto, mentre è già pronta sulla linea laterale Mari da Orazio per la rimessa. Sul cronometro ci tornano appunto 4 secondi e 4 centesimi sul punteggio di 43-44, vedremo come chiuderà l'azione il banco. Orazio sulla rimessa, si va subito a cercare Lucas, che è la giocatrice designata ovviamente a queste situazioni speciali. Qui c'è la deviazione lungo la linea di passaggio e dunque guadagna qualche yard la Dinamo, se fosse una partita di football americano. Altra rimessa, 3 secondi e 4 da giocare, ancora una correzione al cronometro con gli ufficiali di campo particolarmente sollecitati in questo momento della partita. 3 secondi e 9 è questa la correzione e allora c'è tutto il tempo direi per trovare un buon tiro. Il pallone stavolta va dentro per Shepard, l'uno contro uno con Pilavere, segna, subisce il fallo e potrà andare in lunetta con il tiro libero supplementare. Ancora un secondo e 7 decimi residui sul cronometro nel secondo quarto, che dire, non poteva esserci soluzione migliore per Shepard. Dall'altra parte invece avevamo elogiato la tenuta talvolta nell'uno contro uno di Pilavere vicino al canestro contro Shepard, stavolta non è riuscita a contenere il suo strapotere fisico e tecnico. La Dinamo che torna avanti in conclusione di secondo quarto, 46-44. Vediamo se c'è la preghiera di Mitchell che spara da 3 punti, c'era peraltro forse anche la deviazione sul tiro da parte di Orazio. Termina il primo tempo al Pala Serra di Migni, partita combattutissima, più 2 Dinamo, 14 punti per la giocatrice americana, 10 i rimbalzi, 16 di valutazione, ben distribuito il punteggio in casa Dinamo con ben 3 giocatrici a quota 8, sono Orazio, Moroni e Skoric e poi ci sono i 6 di Lucas. Si riparte con il primo possesso che per la squadra ospite, il pallone sotto subito per Mitchell, si divora però un canestro che sembrava quasi fatto. Allora transizione per il banco di Sardegna con Moroni, Orazio, ancora Giulia Moroni che attende il piazzamento vicino al canestro di Shepard, posizione profondissima per lei che faceva sportellate con Filippi, tornata sul parquet in questo secondo tempo con 2 falli a carico, l'abbiamo vista poco nel corso del primo tempo. Errore anche per San Martino dalla parte opposta, allora Skoric, accenno di backdoor per Lucas che però non può essere servita, il blocco di Moroni per l'uscita di Orazio, poi Shepard che può puntare Filippi nell'uno contro uno, si accontenta del tiro dalla media distanza, fa bene Jessica Shepard perché realizza il canestro del +4 Dinamo, 48-44, per lei sono 16
con 11 rimbalzi. La doppia doppia d'ordinanza era già scritta al termine del primo tempo. Pastrello fa circolare poi Kelly che punta Shepard nell'appassionante duello che abbiamo già visto nel corso del primo tempo. Sbaglia, ma Pastrello dà un segnale importante in avvio di secondo tempo, vuole incidere di più a livello offensivo, recupera il rimbalzo e c'è la correzione per il meno 2 San Martino. 4-8, 4-6 Moroni cerca in qualche modo lo scarico, trova Skoric che può giocare l'uno contro uno con Filippi, va fuori da Shepard, passo di incrocio, perde un po' il tempo del suo attacco e poi sbaglia una giocatrice uscita dall'università di Notre Dame. Dall'altra parte Milazzo ha un mismatch con Shepard, vuole attaccare sotto invece con Kelly, layup facile. Ora i punti della statunitense sono già 23. Sì, decisamente non ha trovato la Dinamo una cura per contenere la giocatrice col numero uno sulle spalle, 23 punti. Dall'altra parte la conclusione di Maggie Lucas con un fallo chiamato però prima del tiro, ha qualcosa da ridire la numero 33 della Dinamo. Ci sarà c'è il secondo fallo di Milazzo e rimessa laterale con 14 secondi sul cronometro per le padrone di casa. Lucas per Moroni, Moroni a cercare Jessica Shepard, la difesa su di lei della numero uno Kelly, si triplica la difesa di San Martino ma in qualche modo trova una via di passaggio Shepard e infine punti 17-18. Pastrello, poi la circolazione per Mitchell, un primo passo molto aggressivo contro Orazzo che non riesce a contenerla, arriva il canestro di Mitchell che dunque permette a San Martino di Lupari di tenere a una sola incollatura di distanza la Dinamo Banco di Sardegna. 50-48, passi per Lucas che dopo 22 minuti di partita è a quota 6 punti e evidentemente in qualche modo forse ancora risente del problema alla caviglia, accusato, lo ricordiamo, nel corso della gara interna di due settimane fa contro Ragusa. È tornata mentre la Dinamo è ancora a zona in questa partita e Mitchell che si prende subito il tiro da tre punti ma lo sbaglia, con Kelly che recupera il rimbalzo, extra possesso, palleggio arresto di tiro molto ben fatto da parte di Milazzo, errore, altro rimbalzo concesso stavolta a Mitchell. La Dinamo ci deve mettere una pezza da quel punto di vista perché San Martino prova a prendere il controllo dei tabelloni. Palla persa però subito, questa abbastanza banale e ingenua. Sì, assolutamente un'ingenuità commessa dalle ragazze di Restivo, nello specifico da Marida Orazzo che insomma perde completamente la maniglia e quindi perde palla, parità a quota 50, fallo in attacco sanzionato alla numero 5 Filippi, bruttissima notizia per Serventi perché il terzo fallo, tra l'altro lei che è una giocatrice di grandissima esperienza, classe 1985, nel presentare la sfida coach Restivo l'ha definita la Cinzia Arioli del gruppo a livello di esperienza e di costanza dentro e fuori da allo spogliatoio. Dicevamo 6 minuti e 40 da giocare con la parità fissata a quota 50, attacco nelle mani delle padrone di casa che si affidano a Giulia Moroni, gioco a due con Maggie Lucas, si pesca Jessica Shepard, riapre la Shepard per Orazzo sul perimetro, lei che va fatto bene nel primo tempo, non riesce a controllare il rimbalzo Shepard, accelera dall'altra parte San Martino che cerca la conclusione con Mitchell, non va il rimorchio che arriva dalla numero 11 Pastrello, origina il secondo fallo di Orazzo e quindi ci saranno liberi per la giocatrice con il numero 11. Due annotazioni ormai sulle ricezioni vicino al canestro di Shepard, i raddoppi di San Martino sono quasi sistematici e dunque diventa decisiva la capacità della giocatrice della Dinamo di far riuscire il pallone e pescare la giocatrice libera. Dall'altra parte invece da applausi la transizione di San Martino di Lupari con Mitchell che però non è stata sufficientemente cinica e la squadra di Serventi continua un pochino a litigare col canestro a cronometro fermo 50% fin qui nella partita. Assist parlante di Lucas per Shepard che deposita a canestro appoggiando al vetro, un po' di effetti speciali. Lucas entra in questa partita anche con queste cose, sono le cose che le piacciono di più, le piace insomma far entrare in partita anche il pubblico. 5-2, 5-1 in favore di chi difende sempre a zona la Dinamo. Pastrello l'uno contro uno con Skoric, finisce a terra dopo l'errore, rimbalzo per Shepard, o meglio il recupero del pallone vagante, poi il pallone sotto sull'asse. Lucas Shepard ci mette
un po' troppi effetti speciali. Qui la Dinamo collassa, l'attacco bianco-blu prova a prendersi lo sfondamento Lucas, il pallone aperto fuori per il tiro da tre punti di Pastrello, errore, rimbalzo di Shepard. Nel calcio si direbbe squadre lunghe a questo punto, con un po' di sfilacciamento dal punto di vista tecnico. È pronto il possibile pick and pop che viene eseguito ancora tra Lucas e Shepard. Errore, ma c'è Moroni sul pallone vagante che viene travolta da un tir di nome Kelly. Eh sì, avevamo parlato insomma della pericolosità fisica della giocatrice con numero uno, ricade male sul coccigiola numero 7, adesso rialzata dalle compagne. Attenzione alla situazione falli, perché dovrebbe essere il terzo, dovrebbe essere il terzo fallo sanzionato alla giocatrice che al momento è top scorer del match a quota 23. Rimessa laterale per Mari D'Aurazzo, gioco a due con Jessica Shepard, attacca il canestro la giocatrice originale di Battipaglia, lavora bene a rimbalzo Jessica Shepard, ma poi il passaggio viene intercettato da una giocatrice di San Martino che può liberamente aprire le danze in attacco, condotta come sempre dalla coppia Milazzo Filippi. Adesso circolazione di palla tra le americane, che lei a gestire il possesso su di lei, Maja Skoric che bene aveva fatto nel precedente possesso, tutto facile per la giocatrice con il numero 1, nuovo controsorpasso a quota 53, veramente danza punto a punto praticamente dal secondo quarto in poi, e quindi 5-2, 5-3 con le padrone di casa che provano a rimettere la testa avanti. Orazzo per Moroni, si libera Maggie Lucas, difesa asfissiante su di lei, porta il blocco Jessica Shepard, adesso gioco a due tra le americane del banco e sono altri due per Jessica Shepard che anche oggi supera i 20 punti, quota 22 e 25 per Kelly. Dall'altra parte il duello diventa sempre più appassionante, confermata la zona Dinamo, lasciata però totalmente scoperta la zona dell'angolo, il tiro da tre punti per Milazzo era davvero molto invitante. Resta a zero la giocatrice siciliana mentre arriva un altro pallone parlante sotto di Lucas per Shepard, fermata fallosamente. Dicevamo serata difficile fin qui per Milazzo, ancora virgola per lei con peraltro 1-0 su 6, anzi 0 su 7 complessivo dal campo. E Shepard invece in lunetta per la Dinamo con liberi pesanti, ovviamente in una partita che si sta giocando punto a punto. Emerge prepotentemente, dal punto di vista del tabellino, come al solito Shepard che realizza anche a cronometro fermo, continua anche a subire tanti falli, una caratteristica confermata anche questa sera, ma un trend in generale direi di tutto il campionato. Dalla posizione del gomito Kelly per Pastrello, poi sotto il pallone sputato fuori da Filippi, ancora per Kelly, l'uno contro uno con Skoric che prova a tenere con le unghie e con i denti, in questo caso è anche un pizzico fortunato, e poi la Dinamo che si fa prendere dalla frenesia nell'esecuzione del contropiede col pallone un po' buttato. Torna Guarise intanto in una serata difficile, come detto, per Milazzo, la backup della playmaker titolare può dare qualcosa di consistente. Sì, lo ha dimostrato, veramente un ottimo primo tempo per lei che, lo ricordiamo ancora una volta, a costa di essere ridondanti, in classe 2003. Adesso Mitchell, l'esitazione nel prendersi il tiro, pesca la compagna che è lei, su di lei Jessica Shepard, ancora cede in favore della numero 11 Pastrello, la palla ritorna nelle mani dell'americana che è ormai on fire, ne infila altri due, ne sono i punti 26 e 27, 5-6, 5-5 meno uno per la squadra veneta. Dall'altra parte Guarise proprio a prendersi cura della difesa su Moroni, Moroni per Shepard con l'aiuto del tabellone, altri due per Jessica Shepard, 26 punti, 5-8-5-5, parlavamo dei falli subiti, sono già 5 per la giocatrice uscita da Notre Dame. In gomito ancora Kelly, confermato l'atteggiamento a zona del Banco di Sardegna che sta pagando dei dividendi, anche se stavolta ha rischiato tanto la squadra di Restivo col reverse di Pastrello sbagliato, recupera Filippi e un altro contropiede gettato alle ortiche. Restivo giustamente ora si arrabbia un po' con le sue giocatrici, Kelly intanto inarrestabile con la faccia cattiva, ne appoggia altri due al vetro, sono 29 personali, una produzione offensiva debordante, con percentuali però volevo far notare decisamente buone
quasi 60% dal campo per lei, con anche 9 rimbalzi, mentre Sheppard dall'altra parte non ha nulla da invidiare, arriva a 28 e sta diventando una partita nella partita, veramente appassionante. Del resto ce l'aspettavamo anche alla vigilia. Guarise, Filippi fa circolare contro la zona, molto bene in mezzo angolo per il tiro da tre punti, mandato a referto da Mitchell, che ha un ottimo rilascio, molto pulito, anche gradevole dal punto di vista estetico, ma soprattutto rapidissimo. E Mitchell inizia a essere un fattore, pure lei importante in questa partita. Parità a 60-14 per lei. Dinamo che si mangia un po' le mani perché ha vanificato un paio di situazioni molto invitanti in transizione. Ora deve costruire la difesa schierata, lo fa con Lucas, la difesa di Guarise, che però paga tanti chili e tanti centimetri, viene letteralmente spostata da Lucas. Vediamo se dal punto di vista offensivo Maggie Lucas ritroverà un pochino di fluidità, ha faticato tanto fino a questo punto, ma l'abbiamo vista fare cose veramente importanti in favore della squadra. D'altro canto il suo è un ruolo di leadership non soltanto dal punto di vista offensivo, prova ad aiutarsi col tabellone che lei non riesce, arriva a rimorchio con il numero 11 Pastrello, niente di fatto per San Martino, ringraziano le padrone di casa che quando inizia l'ultimo giro di cronometro possono gestire il possesso. Pasticcia ancora la Dinamo, c'è una palla persa sanguinosa, erano già 11 le palle perse alla termine dei primi 20 minuti di gioco, il tabellone dice 6-2-6-0, quindi solo due punti di vantaggio per le padrone di casa, e dal fondo invece rimette San Martino che può provare a riportarsi in parità e addirittura mettere la testa avanti. Aggiornamento palle perse, siamo 18-5, sono tante, troppe ovviamente per il banco di Sardegna. Tiro da tre punti per Kelly, che scheggia malapena il ferro, ma la più attiva sul pallone vagante è Pastrello. 35 secondi per chiudere il terzo quarto, altra opportunità offensiva per San Martino di Lupari, bene l'extra pass per Filippi, sbaglia però la giocatrice anche olimpionica con la nazionale italiana del 3 contro 3, deviazione col piede di Moroni e ci sarà ovviamente la rimessa dal fondo per San Martino di Lupari. 26 secondi, 14 per il tiro, Veronica Dell'Olio in campo con tre falli e Skoric vuole essere un po' protetta ora da Restivo, sempre dal punto di vista disciplinare, pure lei ha tre falli a carico, lo ricordiamo. Allora la rimessa eseguita da Kelly per Filippi, in punta da Guarise, arriva nuovamente a prendersi il pallone Kelly, che può puntare Sheppard nell'uno contro uno, le deve concedere un po' di spazio, invece viene armata la mano di Guarise che spadella stavolta. Allora 12 secondi, Lucas vuole verosimilmente prendersi l'ultimo tiro del terzo quarto, rallenta e poi mette ordine, sulle sue tracce c'è Mitchell, il blocco forte di Sheppard va dentro, Lucas prende il tiro in corsa, lo manda sul secondo ferro, termina così il terzo quarto che sembra però essere comunque il preludio a un ultimo quarto molto appassionante, molto equilibrato. Siamo pronti a raccontarvelo tra qualche minuto, prima ancora un po' di pausa. 28 di Jessica Sheppard, 11 su 20 al tiro, 18 rimbalzi e già 2 assist con un sontuosissimo 34 di valutazione. Due dati, rimbalzi totali 37 delle padrone di casa, 27 delle ospiti, che però mi sembra abbiano lavorato molto meglio negli ultimi 5 minuti del terzo quarto. E poi un altro sanguinoso dato, le palle perse sono 19 delle padrone di casa, mentre arriva la tripla proprio di Orazzo per le padrone di casa, 65-69, più 5 Dinamo. Confermata la zona fronte pari in casa Dinamo Banco di Sardegna, che ha fatto e ha permesso alla squadra di Restivo, insomma, di contenere nettamente i danni nel, appunto, nel terzo periodo dal punto di vista difensivo, mentre spara da tre punti e sbaglia Maggie Lucas. 6-5-6-0, prova in qualche modo ad accelerare il banco di Sardegna, prova a contenere invece dal canto proprio San Martino di Lupari. Mitchell per Kelly, prova l'ennesimo uno contro uno con Sheppard, si arresta dalla media distanza, le scivola forse anche un po' il pallone dalle mani. Allora nulla di fatto, Lucas dall'altra parte prova a puntare Pastrello, arriva l'aiuto difensivo, sbaglia Lucas, recupera il rimbalzo e andrà in lunetta con due tiri liberi. È chiaro che sia contro Pastrello che contro Milazzo, abbiamo visto in precedenza anche contro Guarise, insomma Lucas ha delle carte da giocarsi in termini di uno contro uno, sia dal punto di vista della fisicità che della velocità. Lo ha fatto anche in questa circostanza con la difesa di San Martino di Lupari, che peraltro è sempre molto preoccupata giustamente dall'incisività di Sheppard vicino al canestro, può prendersi delle licenze anche la giocatrice originaria di Filadelfia. Lo ha fatto, time out in campo intanto
sul 65-60, 8-51 al termine della partita. Mentre osservavo a bordo campo, sono sempre presenti, insomma, tutti gli stati generali tra virgolette della Dinamo. È bella anche questa unione, no, tra squadra maschile e squadra femminile. Anche riconosco il capitano De Vecchi, insomma, c'è grande senso di appartenenza. C'è grandissima partecipazione, se guardi diametralmente opposto c'è anche la Dinamo Lab, quindi c'è veramente più che mai, lo è stato già l'anno scorso con grande entusiasmo per il progetto Dinamo Women, quest'anno confermato e rilanciato ulteriormente, c'è veramente grande partecipazione e condivisione di valori e obiettivi da parte delle tre squadre e questo ci fa immensamente piacere. La notizia di qualche giorno fa è arrivata che si disputerà dal 21 al 24 di aprile l'Euro Cup 2 di basket in carrozzina, quindi un evento di caratura internazionale e continentale al Palazzo Serra di Migni, quindi una Dinamo sempre più proiettata non solo nel panorama nazionale ma a tutti i livelli, quello europeo e internazionale. Terminato il time out e allora si torna in campo con i liberi per Lucas, più 6 Dinamo col primo che è andato a segno. Lucas che proverà con questo tiro libero ad arrivare in doppia cifra e ci riesce. Non siamo tanto abituati, insomma, a vederla arrivare in doppia cifra soltanto nell'ultimo quarto, solitamente succede dopo pochissimi minuti di gioco, ma come detto ancora sta recuperando dal problema alla caviglia che le aveva impedito di partecipare alla trasferta dolorosa di Faenza. Attacca San Martino di Lupari, Pastrello si arresta dall'angolo, sbaglia il rimbalzo di Pilabere, errore, e poi Milazzo che tiene vivo, c'è l'opportunità per Kelly, persa, Pastrello serve sotto Pilabere che sbaglia anche stavolta, a mangiarsi le mani in questa circostanza è San Martino di Lupari che ha vanificato un paio di tiri all'apparenza molto molto vantaggiosi. Backdoor devastante di Lucas, si ribaltano i ruoli, l'assist di Shepard, conclude Lucas e c'è purtroppo mi pare un problema per forse Filippis, anzi si tratta di Mitchell per San Martino di Lupari. Sì, attenzione a non dare per morta, passatemi il termine improprio, Maggie Lucas, perché è una giocatrice che si può veramente accendere in qualsiasi momento, lo sa bene coach Restivo che infatti si affida sempre e comunque a lei. 12 punti nel mentre va in panchina la numero 15 Mitchell, probabilmente per capire meglio l'entità del problema fisico. È chiaro che è una situazione in cui, Roberto, ci sono tantissimi recuperi, quindi le squadre giocano veramente anche 3 partite in 6 giorni e bisogna stare super attenti. Da dove vediamo la borsa del ghiaccio ti direi che forse è un colpo al volto e quindi speriamo non sia niente di grave. La vendica in qualche modo la numero 7 Milazzo, che fila i primi 3 punti della sua partita, 6-9-6-3. Dall'altra parte ormai si è accesa e Maggie Lucas infila la tripla, quota 15 per la giocatrice col numero 33, 7-2-6-3 più 9, direi massimo vantaggio fino ad ora per le padrone di casa in questo secondo tempo. Lo ricordiamo, la Dinamo aveva anche doppiato le ospiti in avvio, approcciando bene al match. Jessica Shepard a proteggere il pallone e consegnarlo poi nelle mani di Maggie Lucas, su di lei Guarise intercetta il passaggio Pilabere che la consegna il pallone alle compagne, la palla finisce nelle mani di Kelly che accelera con il suo primo passo mortifero, fatica un po' Pilabere, riesce a tenere in gioco il pallone, scarica sul mattonella di Guarise, ne infila altri 2 la giocatrice classe 2003, veramente partita da incorniciare, quota 9, probabilmente queste sono pizze o paste in spogliatoio al rientro dalla trasferta. 7-2-6-5 più 7 la Dinamo Banco di Sardegna. 2 triple fondamentali, la prima di Milazzo che ha fatto pace col canestro proprio nel momento più opportuno, la seconda di Guarise per tenere in linea di galleggiamento San Martino di Lupari, palla bellissima di Skoric per il taglio forte di Orazzo verso canestro, fermata col fallo deciso della difesa di San Martino di Lupari. Ci saranno 2 liberi e partita che promette scintille nel finale. Ormai la tavola è apparecchiata, 6-40 al termine, la Dinamo conduce e parte in pole position, 73-65. Orazzo, da insomma sottolineare la sua prova quest'oggi, arrivava da un periodo anche non facilissimo, oggi ha risposto davvero molto bene col rientro anche in quintetto.
Guarise intanto con Mitchell che è ancora fuori con la borsa del ghiaccio sullo zigomo, mi pare. Ha subito una brutta botta, tiro in reverse di Guarise che arriva in doppia cifra, non sente assolutamente la pressione, trova un altro canestro che rimette in scia la squadra ospite. Lucas rischia di deragliare col pallone in mano, poi Moroni fermata dal fallo che dovrebbe essere stato commesso in questa circostanza da Pilabere probabilmente, anzi Milazzo, terzo fallo personale. Dunque raggiunge in termini di falli commessi anche Kelly e Filippi per quanto riguarda la fila. Rimessa dal fondo per la Dinamo, 6 e 14 sul cronometro dell'ultimo quarto. Chiede e ottiene il pallone Shepard, finta il consegnato e poi attacca a sportellate lungo la linea di fondo Pilabere, che però riesce a reggere in questa circostanza. Sovrannumero in contropiede per San Martino di Lupari, rischia qualcosina qui Orazzo che spende il fallo che è assolutamente normale, però c'era quel piccolo movimento quasi ad abbracciare l'avversaria che insomma le ha fatto rischiare qualcosina. Ci sarà la rimessa in attacco per San Martino di Lupari con Guarise, 6-0-3 sul cronometro dell'ultimo quarto. Sale Kelly a prendersi il pallone, lei che è ferma ai 29 punti siglati nel terzo quarto, non ha ancora segnato fin qui nell'ultima frazione di gioco, perché è arrivata ora a prendersi la scena Milazzo, che era stata invece assente nella prima parte di partita. Ora torna, come detto, sulla scena. 74-70, la partita è apertissima. Lucas spara da tre punti e risponde presente. Sono i canestri di Maggie Lucas, che ogni tanto perde dei palloni, ogni tanto forza, però quando segna questi canestri mette d'accordo tutti. Assolutamente sì, entusiasmo il pubblico, Gasale compagne, è veramente il leader di questa squadra, lo è dentro e fuori dal campo. L'accelerazione di Giulia Moroni con il fallo di Kelly speso sulla giocatrice marchigiana, situazione falli, uno di squadra per la Dinamo e quarto fallo di Kelly e quarto fallo di squadra per le ragazze di Serventi, quando sul cronometro restano 5 minuti e 21, ci saranno due tiri liberi a disposizione di Giulia Moroni. E ancora colloquio individuale, se vedi bene, vicino alla panchina della Dinamo tra Antonello Restivo e Maggie Lucas, veramente un rapporto quasi simbiotico tra questi due. È partita bella, vincente, anche perché ci sta regalando delle protagoniste sempre diverse in momenti diversi della partita. Adesso Kelly e Shepard sono ferme alla produzione del terzo quarto, 29 punti a 28, ma stanno emergendo prepotentemente altre protagoniste. Milazzo e Guarise in casa San Martino di Lupari per la Dinamo, Orazzo e Lucas soprattutto negli ultimi possessi. Qui era stato perso il taglio di Guarise, ma la misura del passaggio è imprecisa in questo caso per la squadra ospite, allora meno 9 per la squadra di coach Serventi, che deve difendersi da questo attacco della Dinamo, ora sostenuta in maniera rumorosa dal suo pubblico. Milazzo che prova a mettere pressione su Moroni, il tentativo di anticipo a vuoto però di Kelly su Scoric, armata la mano in angolo di Marida Orazzo, secondo ferro, gran rimbalzo offensivo però per Scoric, che vede non si sa come il taglio lungo la linea di fondo di Orazzo, ne aveva tre addosso, è riuscita a vedere, forse non so, con gli occhi dietro la testa, gran passaggio e più 11 Dinamo. Sì, è passaggio clamoroso veramente della giocatrice serba, che vede una linea di passaggio invisibile credo agli esseri umani, ma Maggie Lucas, il raddoppio difensivo su di lei, scarica su Orazzo, perde forse il tempo la giocatrice americana a lamentarsi, la palla rimane nelle mani del banco con Jessica Shepard. Ormai veramente la difesa di San Martino è alzata di, ha sollevato i giri, riesco anche a dirlo, sono più, sembrano di più le maglie nere in campo, ma la Dinamo è brava perché ha capito come sfruttare l'energia anche della difesa. Adesso c'è time out chiamato in campo, restano 4 minuti e 27 da giocare e più 13 per la squadra di casa. Potevamo veramente, non potevamo chiedere di meglio, Roberto, in questa partita, direi. Una bella partita, come detto, ritmi sempre vivaci, qualche errore, ma ci sta, insomma, bisogna tenere in considerazione anche il momento delle due squadre, con San Martino che peraltro cerca di arrivare nel miglior modo possibile anche alle finali di Coppa Italia che ospiterà sul proprio campo. Serventi si è lamentato in precedenza perché gli ufficiali di campo non si erano accorti
nel suo time out, che doveva arrivare nella maniera più tempestiva possibile, perché la sua squadra ora è sotto di 13, come non succedeva dalle prime battute sostanzialmente di questa partita, ed è la prima vera e propria spallata consistente al match da parte della squadra di Restivo, lo stesso Restivo che è andato ad arringare il pubblico, come del resto gli succede anche abbastanza spesso, lui che è motivatore anche appunto dei tifosi spesso e volentieri su questo campo, e il pubblico non si è certamente tirato indietro. Vedremo se la fila San Martino riuscirà in qualche modo a venire fuori da questa situazione ora molto intricata, anche perché mancano 4 minuti e 27 secondi al termine, sostanzialmente ora o mai più per la squadra di Serventi, che ha bisogno soprattutto di mettere un freno agli attacchi del banco di Sardegna, con Shepard che nel frattempo è arrivato a quota 30 punti realizzati con 22 rimbalzi. È attenta alle cifre della partita d'andata che furono mostruose, magari ce le ricorderei più avanti, Valentina. Intanto la stoppata di Skoric sul tentativo di conclusione da tre punti di Milazzo. C'è una grande unità di intenti, una grande fame in casa Banco di Sardegna, ricordiamo una sola vittoria nelle ultime sei uscite, e pesa questo dato ovviamente in termini di classifica. Una vittoria quest'oggi sarebbe determinante. Kelly, l'uscita dal blocco, errore, Shepard arpiona tutti i rimbalzi possibili, lancia poi in contropiede Lucas ma in maniera un po' avventata. Allora c'è Kelly, ha una mano per Mitchell, poi Milazzo, pallone sotto per Pilabere che si allaccia con Skoric, il quarto personale per la giocatrice serba. Quarto con 3:52 da giocare, ci mette proprio una mano, si ingolosisce la giocatrice serba. Abbiamo parlato della sfida d'andata che finì 97-72, chiaramente parliamo di altri tempi perché parliamo di ottobre, c'erano 20 punti di Russo che come abbiamo detto nel corso della cronaca non c'è più per infortunio, 19 perché lei che oggi sta dominando a quota 29, e invece in casa Dinamo un sontuoso 34 più 22 di Shepard, veramente alle primissime partite in maglia Dinamo. E qui siamo a 30 più 22, insomma siamo molto vicini alla produzione di quel giorno, una produzione monster per la giocatrice uscita da Notre Dame. Ma attenzione a questi ultimi 3 minuti e mezzo di partita con San Martino di Lupari che è ancora sotto di 13 ma non si vuole arrendere. Long two per Mitchell, la specialità della casa, sempre grande pulizia stilistica e grande efficacia, sono 16 personali per lei in una partita che a tratti però è stata un po' complicata, tira col 40%, poco più dal campo, un passaggio pigro qui di Moroni che non si intende con Skoric, ne approfitta Kelly e completa la frittata. Giulia Moroni, non bastava tra virgolette la palla persa, ha fatto la cosa peggiore possibile in questa circostanza, ovvero concedere anche il fallo, terzo personale per lei, e San Martino di Lupari che prova a sfruttare, o meglio proverà a sfruttare questa chance per riaccendersi. Restivo dall'altra parte non vuole che le sue abbiano un po' il braccino corto, adesso che bisogna provare a chiudere la partita e chiama subito time out. Sì, giustamente chiama time out per richiamare le sue ragazze agli ordini, loro che veramente avevano condotto fino a questo punto il tra fine terzo quarto e inizio dell'ultima frazione, che adesso non devono permettere in alcuna maniera a San Martino di riacquistare fiducia con 3:05 sul cronometro. La Dinamo deve riprendere a fare quello che stava facendo. Dall'altra parte molto bene San Martino, molto presente sulle palle vaganti, lo avevamo detto, attenzione alle linee di passaggio, attenzione alla capacità di intercettare passaggi e scarichi, lo stanno dimostrando chiaramente. Si è un po' fermata, si è sbloccata adesso il fatturato offensivo di una giocatrice come Kelly che era a digiuno da diversi minuti. Vediamo come usciranno le padrone di casa dal timeout. Quasi 7 minuti di digiuno in un momento delicatissimo della partita per Kelly, che però rischia tra virgolette di rimettere in carreggiata la sua squadra con questo tiro libero supplementare, squadra che sembrava in difficoltà anche dal punto di vista mentale, ma può bastare un non nulla per riaccendersi. Kelly è stata protagonista della rubata con potenziale gioco da tre punti che ora proverà a completare. Il libero è accolto dal ferro, arriva a quota 32 punti realizzati con 10 rimbalzi, segnaliamo anche la sua doppia doppia col 50% dal campo per Kelly. Attacca Lucas nel frattempo per la Dinamo,
la mette un po' in apprensione Mitchell, c'è la ricezione vicino al canestro per Shepard, giro dorsale eseguito a una velocità irresistibile per Pilabere, che va a spendere il fallo numero 3 della sua partita. È il quarto di squadra, se non ho visto male, Valentina, anzi il quinto ovviamente per... Esatto, il quinto, confermiamo, per la fila San Martino di Lupari. Dunque ci sono liberi per Shepard. Certo non ci ha annoiato la partita nella partita tra lei e Kelly che avevamo preannunciato in sede di presentazione della partita. 2.47 al termine, sono punti pesanti anche questi a cronometro fermo per la Dinamo, che prova in qualche modo a mettere a tacere le ultime resistenze di San Martino di Lupari. La partita è ancora lunga. Mitchell per Milazzo, prova ad armare la mano di Pastrello, palleggio arresto e tiro in avvicinamento eseguito benissimo a saltare la prima linea della zona con la finta e poi l'arresto con grande pulizia. Doppia cifra anche per Pastrello, pure lei giovane, lo ricordiamo, è una classe 2001 che sta ritagliando sempre più spazio dopo essere stata una presenza fissa nelle varie nazionali giovanili italiane. Qui in maniera quasi involontaria Moroni, in maniera un po' strana insomma, riesce a servire comunque un bel assist per Shepard, altri due per la lunga del banco di Sardegna, concessa la tripla a Mitchell, va forte a rimbalzo Pastrello che però poi è un po' sfortunato, si porta il pallone lungo la linea di fondo campo e ci sarà la rimessa dal fondo per il banco di Sardegna, con un sospiro di sollievo per Restivo che quasi ringrazia tra virgolette l'arbitro che aveva notato appunto questa infrazione. Sì, intanto spende l'ultimo time out a sua disposizione coach Serventi sul meno 10, nuovo vantaggio in doppia cifra della Dinamo. Lo ricordiamo, nel primo tempo le padrone di casa si erano portate in avvio sul più 9, mai scollinando la doppia cifra. Dall'altra parte il massimo vantaggio invece per San Martino è stato di 5 sul 42-37, quindi ultimi due minuti di questa che, lo ricordiamo, è il recupero della 15ª giornata, partita che si sarebbe dovuta disputare a gennaio, saltata a causa delle positività. Ricordiamo anche gli impegni delle prossimi delle due squadre. Domenica le padrone di casa saranno impegnate a Broni con palla 2 alle 18, mentre invece San Martino avrà un'altra trasferta back to back sul campo di Lucca. Due scontri diretti dunque per entrambe le formazioni, ed è chiaro per esempio che per la Dinamo andare a Broni a giocare uno scontro diretto con questi due punti in cascina sarebbe una manna dal cielo, toglierebbe tanta pressione. Ma come detto, mancano ancora 120 secondi, poco più, al termine della partita, più 10, palle in mano per la squadra di Restivo, con San Martino che però non ha alcuna intenzione di mollare ancora. E ora allunga la difesa, ovviamente organizzata la press da coach Serventi sul timeout per provare a rubare rapidamente palla. Moroni prova a non perdere la calma, qui serve Skoric oltre l'arco, passano i secondi, la finta di Skoric che poi serve un assist no look per Orazzo, linea di fondo contro Milazzo, c'è qui la palla persa dalla Dinamo perché Orazzo calpesta pure lei la linea di fondo campo e dunque San Martino recupera il possesso del pallone. Ci sono gli applausi che vanno a confortare la playmaker del banco di Sardegna, autrice di una buonissima prestazione. La buona notizia appunto per il quintetto di casa, che sono passati diversi secondi e dunque ce ne sono meno ora a disposizione di San Martino di Lupari, che però costruisce un buonissimo tiro dall'angolo qui con Pastrello, errore che le giganteggia a rimbalzo, correzione vincente, 34 a referto per lei, 8-7-7-9 in favore di chi attacca. Moroni, 1-25 al termine, va a finire in bocca al raddoppio, rischia anche l'infrazione di campo, vediamo un po', è la giocatrice ospite probabilmente che va a portarsi il pallone fuori, si tratta di Pastrello che è inconsolabile, qui non riesce a darsi pace, proteste di coach Serventi, comunque sempre assolutamente in controllo, accettata la decisione arbitrale. 1-21 al termine, possesso Dinamo che insomma prova a chiudere questa partita, ma non è semplice, sta tentando il tutto per tutto la formazione ospite che ormai non ha più nulla da perdere. Press e difesa molto aggressiva anche a costo ovviamente di spendere dei falli.
in maniera molto rapida. Lucas chiede il pallone, lo tiene invece Moroni, poi sfera che arriva nelle mani di Jessica Shepard. Kelly la prende in consegna e poi Lucas, che può attaccare Pastrello nell'uno contro uno, usa molto le braccia in zona difensiva. Pastrello ha preso il tiro allo scadere di 24, Lucas con errore. Ultimo minuto di partita intanto con Kelly che spara subito da tre punti, secondo ferro. Orazzo con un rimbalzo importante e prova ora a gestire il possesso con calma. Il banco di Sardegna lo fa con Maja Skoric e poi Jessica Shepard, consegnato per Lucas. 40 secondi, ormai prende sempre più corpo la vittoria del banco di Sardegna. Lucas contro Mitchell, mette la retromarcia, alza questo lob per Shepard, layup vincente, che di fatto ormai sul più 10 a 30 secondi dal termine scrive la parola fine sul match. 36 per Shepard. La Dinamo ha giocato la partita che voleva, Valentino, una partita al di là di qualche sbavatura di tanto in tanto comunque pienamente comprensibile, la partita che doveva giocare quest'oggi. Sì, assolutamente, era la reazione che voleva coach Restivo dopo le ultime partite in cui, lo ricordiamo, la Dinamo arrivava da una sola vittoria nelle ultime 6 disputate. Era importante chiudere questo filotto di partite casalinghe con un risultato utile che dà morale ed energia in vista dell'importante sfida che affronteranno domenica, anche perché domenica ci sarà il remake della sfida play-out, qualche giocatrice che è ex perché Marida Orazzo lo scorso anno giocava proprio nelle file di Broni, muore così la partita, decide di non giocare gli ultimi 13 secondi, esulta coach Restivo in ormai consueta